Buongiorno Stefano, benvenuto al nostro caffè. Bene, Buongiorno a te, come stai? bene, dai. Stamattina io voglio di parlare con te di un tema difficile, che è il tema dell'adolescenza, intesa come periodo di crescita. E aggiungo una considerazione personale che spero aiuti chi ci ascolta a capire. Se io mi guardo indietro alla mia adolescenza, non è stata, come per molti, un periodo facile. Credo come tutti i periodi di crescita, ovvero è qualcosa di fisiologico la crescita, ma è qualcosa anche che va monitorata perché è un momento in cui si possono anche, come dire, possono comparire dei disturbi che poi possono condizionare la vita intera. Parlo nella fisiologia, vogliamo un pochettino parlarne? Sì, no, è un grande tema, poi in questo periodo soprattutto direi che è di grande attualità perché gli adolescenti ci mandano segnali di malessere, devo dire che si è molto diffuso il disturbo mentale tra i giovanissimi e quindi anche tra gli adolescenti. Ma tu dicevi giustamente che l'adolescenza appunto di per sé non è una malattia, l'adolescenza è come la vecchiaia, di per sé no, non sono malattie, ma sono fasi della nostra vita. Che ovviamente essendo fasi di passaggio, di transizione, l'adolescenza soprattutto, nascondono, comunque implicano delle criticità. Un passaggio dell'adolescenza è quella, è ovvio, dal bambino all'adulto, cioè quindi la persona si ritrova in una trasformazione che passa innanzitutto per il corpo. Questo è forse il primo elemento su cui dovremmo, soffermarci un po', no? Tant'è che molte manifestazioni patologiche che noi troviamo in adolescenza riguardano proprio il corpo, la gestione del proprio corpo. Pensa all'autolesionismo, cioè ragazzi che si tagliano, che si provocano volontariamente lesioni, ma pensa ancora di più ai disturbi alimentari, l'anoressia, dove il corpo è di fatto lo strumento che esprime, perdonami se uso una metafora, ma insomma, che esprime la sofferenza mentale. Sofferenza mentale passa direttamente, in modo visibile, tangibile, verrebbe da dire, sul corpo. Sempre la sofferenza mentale passa anche sul corpo, ma nell'anoressia questo diventa, ma anche nella bulimia, diventa assolutamente manifesto. Quindi le prime trasformazioni riguardano il corpo di un bambino che diventa il corpo di un adulto, progressivamente di un adulto. Quindi con una serie di annessi che si vengono ad acquisire, si chiamano così, in termine tecnico lo trovo orribile, ma insomma si chiamano così, che sono poi le caratterizzazioni sessuali che il corpo assume, nel maschio e nella femmina in maniera diversa. Per non parlare poi invece di una area che io credo prima o poi forse andrà affrontata in maniera strutturale, che sono anche i ragazzi che fanno molta confusione, confusione nel senso che vivono problematicamente questa trasformazione, non si riconoscono nel corpo che prende forma, ragazze che diventano appunto donne ma che si sentono profondamente uomini e viceversa, quindi c'è un momento in cui è il momento in cui i ragazzi fanno i conti con delle trasformazioni così profonde, ma le trasformazioni riguardano anche però la propria psicologia, perché da bambini si diventa autonomi, da bambini si diventa adolescenti, adulti, cioè capaci di prendere delle decisioni. Ecco, non voglio monopolizzare questa nostra discussione perché altrimenti io ho bisogno adesso di un sorso di caffè, ma è chiaro ed è evidente che queste trasformazioni sono delle vere e proprie rivoluzioni, possono lasciare dei segni, possono essere vissute anche in maniera molto critica dai ragazzi e anche dai genitori. Ecco, a proposito dei genitori, siccome noi realizziamo, no, questi nostri incontri anche con un fine divulgativo, che cosa? Allora, c'era Winnicott che diceva una cosa che a me è rimasta nella testa, che è bellissima, che nessun psicanalista poteva insegnare qualcosa ad una media brava madre inglese, nei suoi famosissimi incontri radiofonici in cui spiegava un po' come si occupava dei bambini. Lui era un grande pediatra. Oltre che un famoso psicanalista. Bene, questa frase mi ha sempre molto colpito, cioè io non credo che un medico, un neuropsichiatra infantile debba insegnare qualcosa ad una brava madre. Semmai è la brava madre che può insegnare qualcosa a noi. Perché esiste una
talento naturale, diciamo, chiamiamolo così. Però indubbiamente l'adolescenza è un momento difficile. Ecco, che cosa noi potremmo dire ai genitori di stare attenti? Cioè, quali sono i puntatori che in questo periodo lungo ma complesso vanno tenuti più attenzionati per poter poi eventualmente aiutare come dire, a far sì che l'adolescenza si sviluppi il più possibile naturalmente, ovviamente. Ecco, intanto tu hai come dire, modificato, adattato meglio il concetto di Winnicott, no, a un politicamente corretto dei nostri giorni, cioè dalla brava massaia inglese dei tuoi genitori, no? Perché appunto, ovviamente quella è una visione, diciamo, metà secolo scorso, che oggi ovviamente vede forte il coinvolgimento anche dei padri, per fortuna, nella crescita dei ragazzi, che diventano quindi i padri sempre più anche un modello referenziale e presenza all'interno del nucleo familiare, perlomeno nelle famiglie più funzionali, eh. Poi ci sono situazioni estreme anche in questo. Cosa dovrebbero fare i genitori? Beh, rispondo intanto alla tua domanda in modo più preciso e poi forse proverò un po' a allargarmi. Ma intanto vedi, la cosa a cui dovremmo fare sempre attenzione sono i cambiamenti. I cambiamenti, ne ho parlato prima a proposito dei cambiamenti del corpo, ma i cambiamenti del comportamento, quando vanno in una direzione soprattutto che non è funzionale, cioè sono cambiamenti che provocano nei ragazzi, come dire, sofferenza in qualche modo, dolore psicologico. Faccio degli esempi. Un ragazzo, un bambino, che diventa un preadolescente o un adolescente, che progressivamente si chiude in sé, magari era un bambino solare, era un bambino che aveva molte relazioni, molti amici, si divertiva a stare in mezzo agli altri, e che progressivamente invece diventa più cupo, tende a chiudersi in casa, non esce più, aveva un buon rendimento scolastico e questo rendimento si abbassa, peggiora progressivamente, faceva delle attività sportive, aveva molti interessi, li perde, si chiude, rinuncia a questo tipo di attività. E poi anche, come dire, gli aspetti più legati alla regolazione biologica, cioè difficoltà nel dormire, nel mangiare, ragazzi che dormono poco, che si addormentano tardi, che si svegliano molto presto, non si svegliano la mattina, fanno fatica a iniziare la loro giornata, o che mangiano in modo disregolato, mangiano troppo poco, mangiano molto, moltissimo, mangiano a tutte le ore, mangiano soltanto in alcuni orari, saltano dei pasti. Ecco. I cambiamenti, quando i cambiamenti sono stabili nel tempo, cioè tendono a perdurare per settimane, addirittura mesi, sono dei campanelli d'allarme. Non necessariamente vuol dire che qualcosa non va, però richiedono un'attenzione maggiore. Però forse più in generale bisogna dire intanto che i genitori dovrebbero esserci, ecco, dovrebbero garantire una presenza, anche fatta di silenzio. Incontro, ovviamente per il mio lavoro, incontro molti genitori che mi dicono, sapete, io con i miei figli parlo molto, che è importante, non c'è dubbio. È altrettanto importante sapere ascoltare, quindi anche lasciare dei momenti lunghi di silenzio, in modo che i ragazzi possano dire quello che loro vogliono. E se posso aggiungere un altro aspetto, non giudicare mai. Spesso i genitori propongono dei modelli statici. Devi studiare di più, devi rendere di più, devi uscire di più, devi fare sport, in questo implicando anche dei giudizi negativi sui figli, no? Non sei abbastanza, non fai abbastanza, non, facendo anche intendere che in qualche modo il figlio dovrebbe aderire o la figlia dovrebbe aderire a un modello che i genitori hanno già precostituito e preconfezionato. Noi dovremmo affrontare il rapporto con i nostri figli come affrontiamo i rapporti con qualunque persona, e cioè accettando innanzitutto così com'è l'altro. Il che non vuol dire che non siamo, come dire, che non favoriamo anche una crescita, una promozione, quindi non pungoliamo anche una crescita ai nostri figli, ma sempre partendo dal rispetto di quello che sono e non di come noi li vorremmo. Questo è un passaggio, io credo, particolarmente critico, perché l'adolescenza vuol dire questo: mio figlio diventa qualcosa diverso da me, e anzi, secondo alcune no, teorie psicanalitiche, ma su questo sei più bravo tu,
dovrebbero in qualche modo simbolicamente uccidere i propri genitori, cioè dovrebbero in qualche modo rinascere a vita nuova, annullando anche in qualche modo quello che è stato il modello genitoriale. Sì. E in fondo, grazie a questo, la nostra specie è evoluta, no? Se non ci fossero gli adolescenti che mandano a quel paese tutti e dicono: ma tu hai fatto l'avvocato, io da domani faccio l'attore di strada, la nostra specie non si sarebbe mai evoluta, non ci sarebbero stati qualcuno che è salito su una barca e è andato a scoprire le isole della Polinesia. No, perché se noi fossimo esclusivamente la copia dei nostri genitori, ovviamente non ci sarebbe progresso. Sì, indubbiamente questo riferimento ad essere copia mi sembra molto importante, cioè in effetti il genitore è colui il quale deve farsi a un certo punto da parte e non mettere i suoi sogni dentro il figlio o la figlia, ma lasciare che i sogni del figlio possano magari gratificarlo, che è proprio l'opposto, secondo me. Ecco, io credo Quindi non che. è facile questo. Io mi rendo conto che non sia facile, no? Perché tu da una parte devi sostenere qualcuno che senti tu a diventare una cosa diversa. E questo è un passaggio che mette in discussione. Guarda, in questo è implicato anche un altro aspetto, vedi, questa nostra chiacchierata dovrebbe durare una giornata. E cioè i genitori, ad esempio, devono accettare l'idea di invecchiare, di essere l'altra generazione, di lasciare il passo, di farsi da parte. È critico questo messaggio da consegnare ai genitori di oggi? Quanto realmente un genitore accetta l'idea di non essere più, come dire, il capo e il fulcro della vita del proprio figlio, ma accettare l'idea che, certo, un controllo c'è sempre, ma comunque quello che ho di fronte è altro da me. È un percorso Sì, non difficile. solo Stefano, ma c'è anche un altro passaggio, è che noi abbiamo un ricordo, al di là del bello brutto, di un'adolescenza che appartiene a un tempo diverso da quello che stiamo vivendo come genitori. Conseguentemente, i modelli nostri di adolescenza sono sicuramente diversi anche per motivi di ambiente, no? Che mi sembra molto importante rispetto all'adolescenza di oggi. Cioè, a volte la non comprensione deriva anche dal fatto che il mondo degli adolescenti di oggi è molto diverso dal mondo degli adolescenti di ieri. E questo è un passaggio che i genitori, credo, a volte facciano fatica a riconoscere, no? Perché, come dire, vuol dire ammettere di non capire. Ecco, a questo proposito volevo farti l'ultima domanda. Alla luce di quello che abbiamo detto, io credo che mi viene da dire che comunque un consulto non fa mai male. Cioè, mi domando se non è il caso che, anziché provare a cavarsela da soli, i genitori che hanno qualche dubbio possano chiedere un consiglio, un parere, non per medicalizzare o psichiatrizzare situazioni che non sono né da medicalizzare né da psichiatrizzare, ma forse per avere un consiglio su come comportarsi. Non trovi che è importante mandare questo messaggio a casa della gente? È molto importante. La cosa peggiore è fare finta di non vedere. Io mi accorgo che molti genitori, anche di fronte a delle difficoltà piuttosto evidenti ai propri figli, o anche a degli scontri, preferiscono evitare, non vedere, far finta che tutto vada comunque bene, no? C'è questa visione borghese della famiglia Mourinho Bianca, che anche quando ci si ammazza, ci si scanna tra i vari membri. Chiedere aiuto non è un disonore. Abbiamo detto adesso che sono passaggi molto difficili, critici. E guarda, poi mi sentirei dire un'altra cosa. Davvero questa nostra chiacchierata potrebbe durare a lungo, peccato che è già finita. E cioè che dobbiamo evitare di ritenere che gli adolescenti di oggi siano i peggiori che siano mai esistiti. Perché questo è l'errore che fanno tutte le vecchie generazioni. Questo lo dice solo che siamo vecchi. Ci sono degli scritti bellissimi di Socrate, ma anche di altri pensatori, addirittura persiani, che dicono: i giovani di oggi sono un disastro, la nostra specie non continuerà, moriremo tutti perché sono degli irresponsabili, pensano solo a divertirsi, non fanno nient'altro. Ecco, quando io ero adolescente ci si sparava per strada, c'erano le Brigate Rosse, c'erano anni terribili in cui tu andavi a una manifestazione e non sapevi se saresti tornato vivo a casa. Davvero, letteralmente così. Io non posso credere che la mia generazione, la mia adolescenza sia stata migliore di quella che vivono i ragazzi, i miei figli oggi, che hanno vissuto i miei figli oggi, ad esempio. Anche questo
vuol dire accettare l'idea di invecchiare, cioè l'idea di farsi da parte, l'idea del fatto che il mondo non finisce con noi, anzi che il mondo continua nonostante noi. Quindi noi possiamo essere complici di questo passaggio, opporci a questa evoluzione. E generalmente nel secondo caso non ne usciamo mai bene, quando poi ci mettiamo di traverso è la storia che decide del no. Sì, credo che sia la giusta frase per concludere questo nostro incontro. Grazie, alla prossima! Grazie a te, Francesco.